Vincenzo Polidoro, vicepresidente Assonext. Allora, attrarre capitali, investimenti nel segmento delle PMI, come si può raggiungere questo obiettivo? Sicuramente con una cooperazione tra tutti gli stakeholders del mercato dei capitali, dagli investitori privati che già hanno sostenuto in questi 10 anni il mercato dei capitali con i propri investimenti, al pubblico, quindi che possa essere o un patrimonio destinato o dei fondi, di fondi promossi da Cassa Depositi e Prestiti, e soprattutto coinvolgendo in questo ecosistema tutto il mondo delle casse di previdenza e dei fondi pensione. Ecco, come coinvolgerli? C'è bisogno di strumenti legislativi, di un intervento del governo, del Parlamento? Sicuramente un intervento normativo garantirebbe l'investimento, ma probabilmente anche un intervento di moral suasion sarebbe sufficiente. C'è la necessità di correggere qualche normativa che di fatto non fa assumere la responsabilità sull'investimento in questi mercati da parte dei gestori di questi fondi pensione. Però bisogna fare anche molta moral suasion e istituzionalizzare l'idea che per gli iscritti dei fondi pensione è un vantaggio investire in questi mercati con l'attività di moral suasion. E quindi c'è bisogno anche di una maggiore educazione finanziaria. Sappiamo che la legge capitali la prevede, però si tratta di metterla in atto. L'educazione finanziaria è sicuramente fondamentale, bisogna portare degli esempi concreti e virtuosi. Ci sono investitori che hanno apportato capitali di lungo termine alle imprese che sono presenti in questo mercato, diciamo il mercato allargato del small cap, che hanno fatto profitti. Quindi questo significa che il profitto va a vantaggio per esempio del sottoscrittore del fondo pensione, gli garantisce la sua pensione futura, ma la formazione va fatta anche a livello di gestione di questi strumenti, perché non conoscono il vero potenziale del mercato delle piccole e medie imprese e delle GM nel particolare.